Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi parleremo di Undertale, di una teoria che ho formulato io. Per chi non lo sapesse, non ho mai parlato in nessuno dei video. Io sono un grande fan di questo videogioco. Quindi, sì, ormai è diventato il mio videogioco preferito, quindi lasciatemi raccontare la mia teoria su Undertale. Allora, questa teoria parla insomma di uno dei personaggi più enigmatici del gioco, W.D. Gasser. Sappiamo molto poco di questo personaggio, sappiamo soltanto che è morto nel Core, che ha creato il Core ed è morto nel suo stesso esperimento. Tra l'altro, un'entrata nel laboratorio di Alphys è scritta con dei caratteri strani, che viene chiamata il Font Winding, che in pratica è la lingua degli scheletri. Ma parleremo in un altro video più accurato del Font Winding, faremo proprio un'analisi del Font Winding. Quindi possiamo trovare questi seguaci, quelli che vengono chiamati i seguaci di Gaster, che sono come delle, diciamo, questi personaggi che, tra cui abbiamo anche incontrato nel gioco, un po' diversi, tutti grigi, che ci parlano di W.D. Gasser, proprio lui il protagonista di questo video. Questa mia teoria è legata alla famiglia Sense Papyrus e a Gasser. In pratica, come sappiamo, se fai la Pacifist un paio di volte, un paio insomma, almeno 3-4 volte, Sense dirà la chiave per la sua camera. Infatti tu potresti tornare a Snowdin con quella chiave e aprire la porta della camera di Sense. Inizialmente vedrete tutto completamente buio. Dopo entrerà Papyrus, accenderà la luce e vedete che nella camera c'è un letto disordinato e un tornado di spazzatura, ma anche una chiave. Se andiamo dietro alla casa di Sense e Papyrus e usiamo questa chiave, potremmo aprire una porta segreta. Sulla porta c'è scritto, cioè non sulla porta, intendo, potrete vedere delle scritte, tra cui un album di foto in cui si vede Sense con delle persone e sembra con persone sconosciute a noi. Sembra molto felice, dicono. Allora, la mia ipotesi è in pratica che, ecco, il punto della mia ipotesi è che una di quelle persone con cui Sense è felice è proprio il nostro W.D. Gasser. Poi, in una prossima, diciamo, nella prossima scritta si vede una, c'è una cosa scritta, diciamo, c'è scritto scritta male, scritta strana, con una scrittura che noi non riusciamo a capire. La mia teoria in pratica dice che quella scrittura è proprio lui, il Font Winding, quindi la lingua degli scheletri, e anche quella che usa Gaster.
Poi si vede anche un macchinario ricoperto da una tela. Dicono che sia un esperimento fallito. Ecco, qui si collega tutto e qua in pratica finisce la teoria. Quello potrebbe essere un prototipo di quello che chiamiamo adesso il core. Il core è proprio quello che dà tutta l'energia all'underground. È quello che ha creato, come vi ho detto all'inizio del video, WD Gaster. Beh, spero che il video vi sia piaciuto. Io vi saluto e a un prossimo video. Ciao ragazzi!